Buonasera a tutti. Eh, io sono Don Carlo Bellini di Carpi e questa sera sono contento di presentare questa prima serata eh, che ci fa entrare come diocesi di Modena e diocesi di Carpi nel progetto Seme di Vento della Conferenza Episcopale Italiana. Eh, probabilmente voi conoscete tutto questo progetto, ma mh, voglio solo sottolineare quanto è innovativa questa Idea di lavorare sulla pastorale dei preadolescenti, diciamo sull'annuncio del Vangelo ai preadolescenti, mettendo insieme le forze, o meglio, mettendo insieme gli ambiti eh, in cui i nostri ragazzi vivono, dunque eh, gli oratori, i, la realtà giovanile, il catechismo e la famiglia soprattutto. Eh, questo progetto è appunto pensato per le famiglie. La pastorale giovanile e eh, la catechesi che viviamo nelle nostre parrocchie, eh, in modo da poter coordinare insieme una unica pensata, diciamo, no? è una modalità di rapportarci a, ai nostri ragazzi nella fase della preadolescenza. Per dire quanto questa cosa è importante, volevo soltanto leggere un brevissimo brano. Del documento preparatorio al Sinodo dei Vescovi per i Giovani, che ci fu alcuni anni fa, allora in questo testo preparatorio i Vescovi dicevano: Chi è giovane oggi vive la propria condizione in un modo diverso dalla generazione dei propri genitori e dei propri educatori. Non solo il sistema di vincoli e opportunità cambia con le trasformazioni economiche e sociali, ma mutano sotto traccia anche desideri, bisogni, sensibilità e modo di relazionarsi agli altri. Credo che il primo, eh, il primo passo che possiamo fare noi che siamo qui e eh, quelli che sono a casa, che eventualmente ascolteranno, è di comprendere questo fatto. Io ho 60 anni, non posso immaginare di che un giovane di 12 anni, 13 anni sia come mi ricordo io di essere stato a 12, 13, 14 anni. Sono cambiate tante cose. Dobbiamo veramente aprirci a, 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 a quell'altro che è un preadolescente oggi nella nostra vita. Ma aprirci non con, eh, con tormento, con dispiacere, ma non li capiamo, sono strani, eccetera. Capirci con la gioia, eh, con la gioia di, di comprendere. Eh, e anche un po' vivere questa avventura di comprendere che cos'è oggi un ragazzino al quale annunciamo il Vangelo. Solo allora avremo la speranza di, di dirgli, di fargli sperimentare qualche cosa di bello e di fargli conoscere il Vangelo. E vi presento questa sera eh, Suor Roberta Vinerba, che probabilmente molti di voi conoscono, quasi tutti la conoscono. Ehm, non dirò tanto, proprio perché la conoscete già. Eh, Sua Roberta è direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi, docente di teologia morale, è docente di teologia morale perché l'ha studiata prima e ne ha, ne ha studiata tanta e, e si occupa di pastorale giovanile da tanto tempo. Eh, quindi è una persona che ha tanta esperienza in questo campo e avrà visto anche lei passare tanti giovani e vedere come i giovani oggi cambiano rapidamente. No? Io mi ricordo un bambino di terza media che mi diceva una volta, don, questi di quinta elementare non giocano più come giocavamo noi, non c'è l'entusiasmo che avevamo noi quando giocavamo, sono stanchi, non è più quell'entusiasmo che giocavamo noi. Quindi se ne accorgono anche loro che dopo 4-5 anni ogni generazione è diversa. Allora, grazie. Di essere qui questa sera e ora faremo un momento di preghiera insieme e poi dopo eh, ascolteremo su Roberta molto volentieri. Grazie. Mi sento come se parte della mia adolescenza. Mi fosse stata tolta. Accantonare così la problematica giovani dicendo solamente che non possono fare la movida come viene descritta dai giornali, dai telegiornali è riduttivo. Bene o male, continuo a giocare ai videogiochi con i miei, con i miei amici, quindi non mi sono adattato. Bene. Non credo che la mia vita sia mossa con dei fili. Però credo nel, nel fatto che nel karma anche chi poi dice: Non esiste nulla, alla fine le domande se le fa. Ora magari le risposte scientifiche ce l'abbiamo, ma come mai continuiamo ad avere un Dio? Che senso ha questo virus? Le calamità, i terremoti, le cose. Mi sento in colpa perché non me la posso prendere con Dio cioè non credo che sia Lui la causa di tutti i problemi spesso ne ho parlato anche in parrocchia eccetera e dicono sempre fa tutto parte di un disegno più grande di te che non puoi capire e io mi arrabbio perché dico ma fammelo capire questo disegno così sto più tranquilla mi ricordo io all'europeo del 2012 mi rivolgevo sempre a Dio dicendogli dai dai, con la Germania vinciamo, vinciamo. Con la Germania in semifinale vinciamo 2-0. Poi dico eh, in finale prego questo dio che mi ero creato. Io che non è il dio che ti impongono, capito? Era un dio mio che mi ero creato io da solo. Mi appello a questo dio e, e niente poi perdiamo quanto era 4-0 in finale. Con la Spagna. Io con la mia ingenuità infantile, ho capito che un dio che, che ti tutela, forse non, non esiste. Di solito a messa, però, credo che per avere una spiritualità dentro se stessi si può fare benissimo anche da soli. Eh, L'arte, in un certo senso, coltiva la tua parte spirituale. Secondo me, eh, facendo sport, gioco a calcio. Penso che la mia anima, almeno per ora, sia abbastanza curata sia pregando sia ad esempio meditando. Preferirei andare di gran lunga da uno psicologo, ad esempio. Magari è uno psicanalista che come materia mi piace di più e stimo di più l'ambito. Penso che scegliere il professore. Mi ricordo la professoressa di italiano delle medie, ad esempio, però dico il genitore. Perché sono quelli che mi conoscono meglio. Sono uno di quei ragazzi che pensa che se in Italia non ci fosse il Vaticano il paese riuscirebbe ad andare avanti a livello proprio di sviluppo. Ma che ne so forse se... Sì. Ho messo incinta la mia ragazza. Magari mi rivolgo prima a un prete. Io divido i preti in due categorie: quelli che sono grandi credenti e quelli che sono grandi persone. Se tu prete sei una figura che comunque è importante per i ragazzi, tu allora sei una grande persona. sia con voi. E con il Dal Vangelo secondo Luca diceva il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa, poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce perché è venuta la mietitura. Buonasera, sono contenta di essere a Modena per questa buona notizia del Vangelo. Regalato al, ai ragazzi, ai ragazzi della preadolescenza o ancora meglio, per annunciare il Vangelo della preadolescenza. E questo Vangelo che abbiamo ascoltato adesso, il Vangelo del dove il Signore per spiegare che cos'è il regno di Dio senza spiegarlo, senza poterlo dire, non è un'equazione matematica, il regno di Dio è si, si serve di una suggestione di un. Paragone come, come un uomo che getta il seme sulla terra, dorma o vegli, di notte o di giorno, e beh il seme germoglia o cresce. Questo Vangelo che vede un uomo all'opera nel seminare, ma che al tempo stesso non è il protagonista del raccolto, cioè il raccolto in fondo non dipende alla fine da lui. È forse fra i Vangeli più, se posso dire, tutto il Vangelo è contemporaneo, ma è forse il Vangelo più contemporaneo che c'è, perché noi siamo eh, abituati a pensare che portiamo il mondo sulle spalle e che certamente tutto dipende da noi, dobbiamo essere ottimi genitori, dobbiamo essere ottime suore, bravissimi preti, eh, bravissimi catechisti, eh, insomma, abbiamo il culto dei della... bravi seminaristi, no? abbiamo il culto della prestazione, cioè da un lato ci viene detto che dobbiamo essere liberi, che insomma segui un po' quello che ti senti, que... però da un'altra parte... Siamo invece al centro di tante pretese che, che abbiamo introiettato, cioè che no noi siamo ehm, come dire, i, i giudici implacabili del nostro agire, dei nostri fallimenti. E allora dobbiamo essere sempre bravi, corsi per genitori, corsi per catechisti, corsi per tutto, per tutto c'è un corso, no? E va bene, chiaramente, siete qui apposta, quindi. Ma ehm, al tempo stesso però questo è, è anche espressione di una idea che noi dobbiamo essere sempre all'altezza delle situazioni. E che è la nostra bravura, la nostra capacità, la nostra abilità anche nel nel rubare a volte, no, per dire, la nostra abilità che fa di noi i primi della classe. Ora questo Vangelo dice il contrario. Questo Vangelo dice che sì, che c'è da seminare, ma che alla fine la forza che fa crescere la piantina, il chicco di grano che sfama, eh, non viene da noi, non è dall'esterno, ma è dall'interno. Cioè, è una, il regno di Dio cresce per virtù propria, potremmo dire. Cioè, Dio ha così a cuore in Gesù la nostra salvezza che fa dipendere il regno di Dio da noi, ma che al tempo stesso è sovranamente libero dalla nostra povertà. Allora, al centro della, di questa buona notizia, questa sera, è che... Chi fa davvero sorgere lo stelo, la spiga, è, è il sole che sorge dall'alto, è qualcun altro che viene dall'alto e che dall'alto entra nella storia, nella terra della storia umana e fa fruttificare il regno. Allora questo ci permette di comprendere bene perché è un seme di vento. È di vento perché viene appunto dal soffio dal soffio di un vento che non ci appartiene e che come disse Gesù al vecchio Nicodemo, anche egli esperto della legge, eh, non sai di dove viene e non sai di dove va. Cioè c'è qualcuno che è prima di noi, che sarà dopo di noi, e che, come dice Sant'Agostino, è più intimo a noi di noi stessi: che certamente ha più a cuore di noi la nostra salvezza e l'altrui salvezza, e ha fatto di tutto e farà di tutto perché questo, questo seme che ha in sé già la vita divina possa fruttificare. Il nostro compito è quello di fare meno danni alla fine del, del corso di teologia morale fondamentale. Uno dei corsi che insegno, l'ultima lezione del corso io la termino sempre così, che è ehm, come dire, per me è la sintesi della, della teologia morale fondamentale. Il massimo dell'agire è non agire, il massimo dell'agire è non agire. Contro ogni idea molto moralista, molto volontarista, cioè la grazia vuole agire in noi. Lasciamolo agire. Non è un quietismo, ma è un prendere di petto questa mentalità che eh, ci vuole sempre in prima linea, esecutivi, bravi, perfetti. Eh, ci siamo capiti. Eh? Genitori sempre bravi, dovete essere sempre bravi, sempre perfetti, non sbagliare mai. Eh, ecco, noi abbiamo ragazzi, che ha, ha, i bambini delle scuole elementari. Che sono sempre di più preda dell'ansia, dell'ansia da prestazione. E, e, e questo continua. Ragazzini delle, delle scuole medie. Quando tu li interroghi, lo sapete meglio di me, quando voi li interrogate su quali sono, qual è la paura più grande che hanno, io ho visto una domanda di questo tipo rivolta a 600 ragazzini delle medie, la, la risposta. Ehm, che maggiormente mi è stata data a biglietti anonimi, è stata di deludere i miei genitori. Interessante, mm? di deludere. Allora, eh, questa sera eh, noi vogliamo proprio mh, accogliere la buona notizia che la nostra vita e la vita dei nostri figli e dei, dei ragazzi, dei preadolescenti, perché questo è, è, è l'argomento di questa sera, è prima di tutto nelle mani di Dio è prima di tutto nelle sue mani e che il primo compito che ha affidato ad un educatore, per educatore intendo genitore, catechista, sacerdote, consacrato, il primo compito che ci ha affidato è quello di essere consapevoli della terra sacra che è ciascuno di loro, ciascuno di noi, ciascuno di loro e che preme fortemente a Dio. Allora il primo compito è quello della fede della fede di sapere che l'amore di Dio precede la vita di ciascuno e che l'amore di Dio vuole la salvezza di questi, di questi ragazzi, dei nostri figli, come la voleva duemila anni fa, come la voleva mille anni fa. Perché adesso dirò una cosa un po' più avanti, perché se è pur vero che ogni generazione ricomincia... È anche vero che ci sono delle realtà fondamentali della coscienza di ciascuna persona che viene al mondo che sono sempre le stesse. E noi dobbiamo intercettare nel tutto che cambia ciò che resta, ciò che permane, cioè quel desiderio che resta stabile nel cuore di ciascun ragazzo, di ciascun bambino, di ciascun anziano, uomo o donna che sia. Ecco allora. La storia appartiene a Dio. Noi siamo sempre secondi nel nostro servizio di, cateche di catechesi, di educatori. Noi siamo secondi, cioè noi rispondiamo a un dono che Dio ci ha dato. Questi sono i miei figli prediletti. Ascoltateli. Davanti ad ogni gruppo, di parrocchiale, di oratorio, di catechismo, non so qui come li chiamate, ma... Davanti a ciascun gruppo, a ciascun ragazzo c'è sempre questa verità. Questo è mio figlio. Ascoltalo, servilo ascoltandolo. Ed è quindi la nostra è un'attività seconda, non secondaria. Eh? Seconda. Prima viene Dio. Se non entriamo, guardate, questa è un'igiene mentale, spirituale, alla quale siamo sempre chiamati. Ogni volta che siamo colti dall'ansia, vuol dire che ci siamo dimenticati. Che siamo secondi a Dio, che è primo. Allora, la cosa che, che mi interessa molto questa sera è il fatto che il seme germoglia e cresce, sì, ma quello che mi interessa davvero è come egli stesso non lo sa. Allora, partiamo, Stefano, con la prima diapositiva. Come egli stesso. Io ho bisogno di vederla da qua. Ecco, come, vedete, questo è Van Gogh. Lo riconoscete, insomma, anche io che sono ignorante no? eh, di arte, tanto lo riconosco. Allora, è il seminatore che sta seminando. Eh, di fatto il protagonista di questo dipinto è il sole, è il giallo. Non è il seminatore, per questo l'ho scelto come primo, primo passo del nostro stare insieme questa sera. Cioè, la nostra attività di catechisti è l'attività di qualcuno che apparentemente sembra in primo piano, ma in realtà chi è davvero protagonista è il sole. E le pennellate di Van Gogh sono tirate giù come delle piccole lance che dal sole, quel giallo, dal sole penetra, penetra il terreno. Allora, il sole che apparentemente è distante, che apparentemente è immobile, come come una lancia trafigge il terreno e ha il potere e ha il potere che non è del seminatore. Non è del seminatore. Il seminatore può seminare e fa il suo lavoro, fa il suo dovere. Ma chi è al centro della storia non è il seminatore, è Dio. Il sole, come sole che sorge dall'alto. Ed ancora Eccolo qua, anche qui vedete: questo è sempre Van Gogh, ehm, la meridiana, il riposo. Vedete, il seminatore che dorma o vegli, no? dice il Vangelo. Nel mentre il seminatore dorme, anche qui il colore che domina, infatti, qual è? Il giallo, il sole che non si vede, che apparentemente è assente. In realtà è il protagonista del dipinto. Allora ecco, noi dobbiamo collocarci da questo punto di vista, eh, perché il Signore non si addormenta, non prende sonno, dice il Salmo, no? È lui che opera sempre. In questa fede noi siamo capaci di, di relazionarci in maniera serena, senza trasmettere l'ansia del. Tu devi essere un bravo ragazzino che impara tutto, così quando arriva ai sacramenti risponde bene al vescovo che lo interroga. dobbiamo fare. Ce l'abbiamo tutti, tutti dentro, nessuno si scandalizzi. Il cuore dell'uomo è questo, il miglior parroco, la miglior suora, il miglior catechista. E, e trasmettiamo in qualche modo delle pretese nei confronti dei ragazzi che devono credere. E forse prima io devo fare un passo indietro, ma io credo e in chi credo? Perché è uno spirito, la fede è un contagio, è uno spirito che si trasmette, è, ci si contagia. È difficile dire che Dio è buono quando arrivi a cigno a catechismo e passi un'ora del tuo tempo a strillare ai ragazzi di star buoni, no? Penso. Cioè, c'è qualche cosa, c'è un controsenso. Allora c'è uno spirito, c'è una, 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 una presenza di se stessi a Dio che viene trasmessa ai ragazzi. Così come quando a casa tu rientri a casa e se comincia a urlare state buoni e state zitti, provateci. No? È chiaro che cosa sto trasmettendo? Sto trasmettendo l'ansia, la rabbia e così via. Io credo che. No, avrete fatto anche voi questa, quando in un gruppo c'è cioè, caos, togli il microfono. La prima cosa non è urlare sopra gli altri, tu, tu parli, ecca, io a Campi parlo normalmente, tanti ragazzi, senza microfono, perché se mi devono ascoltare io non devo urlare. E allora ci deve essere silenzio, anche il microfono no. Perché c'è qualcosa che ti devo dire che è più prezioso. Per aspettare il silenzio dirò dieci parole invece che venti. Ma che mi importa? Ma non può essere una battaglia fra me e te, perché vuol dire che ciò che ti, ti sto regalando non ha valore. Ecco, il protagonista è la grazia. Lo chiamiamo il sole, è la grazia. Allora, come egli stesso non lo sa, perché prima di tutto c'è un mistero davanti al quale ci troviamo di vedere il regno di Dio che comunque cresce nonostante noi, cresce nonostante la nostra povertà, nonostante la nostra voglia di fare del bene, che si scontra co con il limite umano. Quante volte vorremmo dire delle cose e non ci riusciamo e ci impappiniamo. Quante volte davanti a una situazione molto seria vorremmo dire: Ma, ma non possiamo, non riusciamo? E forse anche meglio perché c'è un limite che Dio invece non ha. Allora, il sole, primo passo questa sera. Dice: cioè, Ma sei venuta da Perugia a Modena? Sì, 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 sono venuta a consegnarvi il sole di Van Gogh, questo giallo bello che penetra nella terra. Che la terra lo desideri o meno, perché la grazia di Dio cerca il cuore di ognuno. E guardate, sì è vero che il cuore è aperto, meno aperto, ma un pertugio nel cuore di ogni persona. Dio lo trova sempre. Quante volte vi è capitato di ragazzini terribili che sembra che non hanno sentito niente, che non gliene è interessato niente. E che poi ti fanno quella domanda che, hanno, che tu capisci che c'erano, altro che se c'erano, o che la mamma o che il papà ti racconta, allora tu capisci che hanno colto quello che era indispensabile per loro. Sempre, sempre. Non sa cosa significa, cioè dobbiamo fare un passo indietro davanti alla grandezza di Dio. I, ra i ragazzi preadolescenti sono di Dio. E volete che Dio non trovi la strada per raggiungerli attraverso la nostra povertà. Ma la grazia di Dio non è, mh, come dire, proporzionata alla nostra povertà o a quante cose diciamo. Come egli stesso non lo sa. E vabbè, qui adesso entriamo. Prego Stefano, qui entriamo, due parole le devo dire, non leggete niente, non vi ve preoccupate, vedrete il, il, il video, ma qui eh, due parole le devo dire nel senso che non solo noi non sappiamo quello che accade, ma i preadolescenti, neppure loro sono i primi a non sapere quello che sta accadendo loro, no? questa è l'età, dice c'è un centro per uno che non capisce mai cosa gli succede? Eh? Cioè, è normale, lo sapete meglio. E qui non mi ci dilungo, perché è inutile annoiarci con quello che già, che già sappiamo tutto, no? I lunatici, questa è la frangia dei lunatici, cioè un attimo, cioè, il ragazzino ti ha guardato e sei al settimo cielo, poi ha leggermente respirato vicino a un'altra e stai: la vita è un disastro, mamma, per carità, non, nessuno mi vorrà mai bene. Lunatici. E anche l'età insomma in cui quel, quel bellissimo puffetto che gli hai voluto tanto bene, cocco de mamma, tesoro de mamma, non sposerai nessuno che non sia la mamma, non, la mia principessa non sposerà nessuno che non sia il suo papà, improvvisamente diventa un alieno, vedete allora c'è cioè, a, certo a un certo punto la felpa, che no? terribile cappuccio, che copre la faccia, non basta la frangia, non bastano i brufoli, no? Ci vuoi la felpa che ti deve coprire ed essere lugubre come un funerale, eccolo così. E, e quindi diventano degli sconosciuti. Diventano degli sconosciuti, e deve essere così. Perché questo è il momento del non so, non so. Egli stesso non sa, i ragazzi non sanno che cosa stanno vivendo. Hm? E dentro questo non sapere del seminatore, cioè il seminatore è l'educatore, è l'adulto di riferimento, dentro questo non sapere dell'adulto c'è il non sapere del ragazzino, della ragazzina. C'è solo uno che sa, solo uno, molto sapiente, che sa perché. Eh, quello che c'è nel cuore dell'uomo, diceva Giovanni Paolo II, all'omelia all d'inizio del suo pontificato, solo Dio lo sa. Dio sa cosa. Ecco perché diceva Don Bosco: davanti a problemi, meglio una raccomandazione a Dio che tante urla. Perché solo Dio sa quello che c'è dentro il cuore del, del ragazzo. Allora occorre. Uno sguardo benevolo sul mondo. Il sole... Grazie, eccolo qua, questo è sempre Van Gogh. Il sole. Partiamo da qui per quello che riguarda il seminatore, la parte nostra, perché tutto quello importante l'ho già detto. Adesso vediamo quel poco che, che spetta a noi in uno sguardo di fede. La prima cosa, il sole, è lo sguardo benevolo sul mondo. Fra le cose che il ragazzo o la ragazza preadolescente in modo particolare non sa, non sa perché fa parte del magma della sua età, ma oggi non sa perché non gli viene il più delle volte trasmesso, è la bellezza dell'esserci. Non stancatevi mai, mai, mai di una catechesi che è che, 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 che tu possa dire solo te. Dio ti ama, Dio ti vuole bene, che bello che tu ci sei. La cosa che in... Ci sono cose importanti, cose fondamentali, cose indispensabili. La cosa indispensabile è dire che Dio ti ama, che non sei nato per caso, che la tua vita è preziosa, che è bello esserci, perché noi siamo una generazione di adulti, massimamente come clima culturale intendo. Che abbiamo smarrito la certezza che è bello esserci, che è bello essere nati, che la vita è bella così com'è, ma non perché è bella perché andiamo a fare la movia. No, perché la vita è bella perché è un dono che non finirà che la vita è bella perché è, un, è una realtà, è un'esperienza, è un'avventura che si vive insieme, in un insieme che è eterno, dove nessuno verrà mai perso. E allora non dimentichiamoci che in questo è bello esserci, di annunciare il paradiso. Non possiamo essere una chiesa sociale, in, nel senso riduttiva. Ai, I ragazzi delle, delle scuole medie hanno un'angoscia di morte terribile che gliel'abbiamo trasmessa a noi adulti. Abbiamo, hanno bisogno di sapere che, che è bello esserci, sarà bello anche domani, che c'è un'eternità, che c'è un paradiso che non è dove voleranno i palloncini ai funerali o che diventeremo angeli, ma che è il luogo, questo a me aiuta sempre a no? ricordarmelo, dove non ci sono più addì. Questa è la buona notizia e i ragazzi altro che se lo capiscono, non abbiamo paura di annunciare il carigma, l'integrità della fede cristiana, noi abbiamo solo questo, non abbiamo altro, non dobbiamo fare le cose migliori, gli intrattenimenti più belli, tutto è strumento, ma quello che abbiamo davvero è che Gesù Cristo ci ha regalato la vita ed è una vita che non finisce, noi abbiamo questo da dare, se non diamo questo che cosa ci stiamo a fare? Dice il documento Christus Vivit al numero 66, noi siamo, corriamo il rischio di fare una lista di disastri della gioventù del nostro tempo, ma questo da che mondo è mondo? Gli adulti hanno fatto una lista dei disastri dei giovani, delle generazioni successive, è sempre stato così, lo sarà anche domani, lo dicevano di noi e avevano ragione, e noi lo diciamo dei, dei, dei ragazzi oggi, c abbiamo ragione. In questo disastro, incredibilmente, Dio tira fuori i santi. E com'è? E com'è che in questo disastro Dio riesce ancora a tirar fuori i santi? Perché il seme cresce non per virtù propria. Allora, lo sguardo benevolo sul mondo consiste, leggo il numero 67 della Christus Vivit, nell'individuare la piccola fiamma che continua ad ardere. La canna che sembra spezzarsi ma non si è ancora rotta è la capacità di individuare percorsi dove altri vedono solo muri, è il saper riconoscere possibilità dove altri vedono solo pericoli. Così è lo sguardo di Dio Padre, capace di valorizzare e alimentare i germi di bene seminati nel cuore dei giovani. Il cuore di ogni giovane è terra sacra, portatore di semi di vita divina davanti al quale dobbiamo toglierci i sandali. Abbiamo fatto, io ho qui con me, il mio parroco mi ha accompagnato stasera e anche ultimamente no, un gruppo di, di, di ragazzini problematici molto, a un certo punto abbiamo, abbiamo detto guarda, lasciamo stare il disciplinare, no? lasciamo stare, amiamoli. Oh, ma sono cambiati da così a così. C'è cioè uno sguardo benevolo di apprezzamento, non di problema. Questi sono un problema, no? Di apprezzamento. È bene che tu ci sia. Ci sono dei semi dentro di te e l'amore li, li, li tira fuori. Ma non l'amore quello sì... Mamma, ho ucciso il vicino. Bravo, figlio mio. No, l'amore che ti dice la verità, che ti accoglie così come sei e che ti ama talmente tanto da dirti anche quello che non va bene. Allora, adulti capaci di essere sacramento dello sguardo del padre. Virili, virili, educatori virili con una misericordia che sia Ezedera Hamim, cioè che sia una misericordia viscerale, materna e a schiena dritta paterna, che sa correggere perché ama e ama correggendo il sole. Il sole deve avere una giusta temperatura, cioè il seme per germogliare eh, deve avere una temperatura giusta, non deve essere... Né, eh, non ci deve essere né una temperatura troppo fredda né una temperatura troppo calda, la giusta temperatura, perché un'educazione, un, un annuncio che sia rotondo, soffice, sempre accogliente, sempre scusante, è soffocante, non fa crescere il seme. Non è questo lo stile di Gesù. Se vuoi, vieni. Volete andarvene anche voi? Anche, anche nei preadolescenti è così. Perché la dinamica della libertà che si forma ha bisogno di spazi nei quali sperimentare la possibilità di dire di no, la possibilità di sbagliare, la possibilità di fallire, la possibilità di essere escluso da un gruppo. Eh, non mi vogliono, eh, figlio mio, se non ce la fai, eh, non ti vogliono, eh, impara anche questo smacco. A volte no, ci sono gruppi, gruppetti, gruppini, e lavoriamo chiaro per l'inclusione, però a un certo punto bisogna anche lavorare nel dire: eh, guarda, la vita è fatta anche di queste cose, guardati intorno e forse c'è altro per te. Così come anche non una educazione che sia, ehm, che sia rigida moralista. Bacchettonica, cioè evitare di illudere sempre. Questo è il documento finale del Sinodo sui giovani al numero 70, evitando di illudere i giovani con proposte minimali. L'importante è che vengano in parrocchia, ma manco no, devono venire in parrocchia e trovare un ambiente accogliente che nello stile relazionale dice implicitamente Gesù. Cioè, che vengono in parrocchia e si comportano in un certo modo da vandali. Ma non è una questione moralista perché devono essere buoni, eh? No, no, ma che spacchino tutto, non è questo il problema. È che in parrocchia tu vieni ad imparare uno stile relazionale bello. Bello, che significa cura delle cose, cure delle, cura delle persone, cura cioè la bellezza, imparare la bellezza, non c'è bisogno di, 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 eh, come dire, di chissà quali regole, qual, imparare una bellezza che è anche dentro le regole, ma sono funzionali ad un incontro, che è l'incontro con Gesù. L'incontro di catechismo non può essere una trasmissione di contenuti, bisogna, non può essere una lezione di, di una lezione con la metodologia della lezione no? la, la, il catechismo è una relazione entro la quale c'è una trasmissione della fede dentro la tradizione così come in famiglia no? accade così, come educhiamo educhiamo vivendo insieme anche trasmettendo dei contenuti attraverso uno stile relazionale allora che è fatto di gioco no? Che è fatto di ascolto, che è fatto di, di, di tanti strumenti che dicono uno stare insieme con un senso. Cioè, la parrocchia non è un parcheggio, basta che stanno qui. Cioè, perché sono qui? Che bello che sono qui. Allora, viviamo una relazione di famiglia. Di famiglia. Cosa si fa in famiglia? Beh, in famiglia si ha cura di questo, in famiglia. si ha... Allora, perché si ha cura di questo? Perché Dio che è creatore. Cioè, ecco, perché ogni momento è educativo. Non c'è il momento del gioco, il momento poi del catechismo dove ti spiego i doni dei sette doni dello Spirito Santo. Non funziona così. Tutto è relazione educativa, tutto. Ehm, quindi non, non li soffochiamo con regole che danno del cristianesimo un'immagine riduttiva e moralistica, dice il documento finale del sinodo. Um, quindi una temperatura giusta che non sia questo caldo soffocante che trovano normalmente in ogni dove, ma neanche questo gelo che è pensare alla preparazione per esempio alla cresima, come questo è un, un problema, no? Cioè la cresima la bisogna fare. Le virtù, i doni, lo spirito... Certo, ma certo, questa è la retta dottrina cattolica che dobbiamo passare integralmente senza avventure soggettive, questo mi piace, questo lo credo, questo non lo credo, questa è la fede della Chiesa e questa si passa senza se e senza ma, senza derive soggettivistiche, perché questa fede salva, il resto non salva niente. Però dentro questa oggettività della fede della Chiesa c'è un modo che è quello familiare, familiare, eh? la verità al modo familiare, non... Al modo, allora adesso tu ti siedi che ti spiego, ti spiego lo Spirito Santo, <ride> capito? Cioè, e, e, allora, e attacca il catechista con che cos'è lo Spirito Santo, al che te viene, le prende la mitragliatrice e dire: Guarda, cominciamo subito bene chi è lo Spirito Santo, eh? e non che cos'è lo Spirito Santo, voi chiaramente lo sapete già, ehm, vai. Perché il seme possa germogliare allora c'è bisogno. del sole, ok, l'abbiamo capito. C'è bisogno dell'ossigeno. Ho due. Io ho la mia prima formazione è chimica per cui eccolo qua. Ho due. Bello, no? La chimica è eccezionale perché è, il, è uno dei segni belli no? della sapienza di Dio. Ossigeno. Questo, questo non sapere è. È dato dal, dall'idea, dice Benedetto XVI, no? che, che la malattia lo, lo, lo dice molto meglio, comunque che la malattia del nostro tempo è l'uomo autoprodotto, cioè noi non pensiamo che sia bene esserci, sentiamo il peso dell'esserci perché abbiamo smarrito la eh, certezza di essere termine di un dono. Cioè, io non sono qui perché l'ho scelto io. O perché, ma sono qui perché eh, qualcuno mi ha donato a me stesso. Cioè, il mio inizio non sono io. Questo mi è venuto bene. Il mio inizio non sono io, ma è qualcun altro, è il tu. È il tu. In un tempo individualista come il nostro, dell'io, io, io, io all'inizio del mio io c'è un tu. L'ossigeno di cui ha bisogno quel germe, che è nel, quel germe di natura divina che è nel cuore dei ragazzi delle medie, come di ogni, il cuore dei ragazzi, ha bisogno di questo ossigeno, di sapere che all'origine di loro c'è un tu, che non è neanche quello dei genitori, dei quali sempre è necessario aiutarli a parlare bene anche quando è tanto difficile perché il comandamento di Dio onora tuo padre e tua madre non può essere mai eliminato o messo in discussione. Ma ehm, l'ossigeno è proprio che possano respirare sapendo che dietro di loro, prima di loro e quindi anche dopo di loro, c'è l'amore, che vengono da un dono, Dio gratuitamente si è donato a loro e loro sono stati gratuitamente regalati ai genitori, a se stessi, ai fratelli, a tutti quelli che, che fanno parte della loro vita. Dono! L'ossigeno è la categoria del dono, gratuità, gratuitamente. Io sono qui gratis per te. Dio ci ha creato gratis, no? diceva il maestro dall'orta. Io sono qui gratuitamente per te, perché ti voglio bene. Non c'è niente di più importante per un bambino, per un ragazzino, sapere che l'educatore è lì per lui, gratuitamente. Che non, neanche perché lui possa imparare il credo. Neanche quello. Ma è lì gratuitamente perché è lui. Perché è lui. Perché gli vuole bene. Qualunque cosa tu fai, anche se mi diventi musulmano. Ma io ti voglio bene, sono qui per te. Allora a questo punto, se noi siamo dono a noi stessi, in questo sapersi dono c'è una domanda, che è la domanda cruciale di questi anni. E voi mi direte: la domanda cruciale di questi anni è la domanda dell'identità. Chi sono io? Ed è vero, io non so, no? che la diapositiva dei ragazzini che diventano degli alieni, certo è la costruzione dell'identità. Ma il problema è un altro e qui Papa Francesco è stato formidabile nel darci una chiave di lettura che secondo me è fra le cose più importanti di questo immenso pontificato. No? Allora, Papa Francesco ha detto ai giovani, quindi anche ai ragazzi delle medie, ha detto questo. Ed è stato poi ripreso dalla, dal documento del, finale del Sinodo al numero 69. Tante volte nella vita perdiamo tempo a domandarci ma chi sono io? Cioè, questa è la domanda del XX secolo, del XXI secolo. E il Papa dice: perdiamo tempo. Questa è la domanda cruciale delle medie. Chi sono io? E ci quanti incontri ci avremmo fatto, no? Impara giustamente chi sono io. Papa dice una perdita di tempo e c'ha ragione, perché la risposta al chi sono io non la troviamo in maniera solipsistica, cioè pensando al mio io. Continua il Papa: tu puoi domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi, chi sei tu. Ma domandati per chi sono io. Fatevela. Per chi sono io? Questa è la domanda. E questa è la via della relazione generativa con i preadolescenti, abituati a pretendere tutto, ad essere loro il termine di ogni cosa. Affamati di ogni cosa, tutto si ferma a loro, c'è una domanda che li salva e che li getta fuori da se stessi, come getta me ogni volta che me la pongo fuori da me stessa: Per chi sono io? Perché ognuno di noi, a immagine della Trinità, è fatto per qualcun altro. Non è l'Io la categoria portante della vita. Non è l'Io. Questo ce lo disse nel discorso nella veglia di preghiera in preparazione alla GMG del 2017. Risuonò come un, un boato. Fatevi questa domanda, per chi sono io? Mm? Questa affermazione illumina in modo profondo le scelte di vita che ci sono già a quell'età, perché sollecita ad assumerle nell'orizzonte liberante del dono di sé. E questa è l'unica strada per una felicità duratura. Quindi l'ossigeno è la missione, la tua vocazione. Per chi sei? Per chi sei? E, e a quest'età questa domanda è bruciante. E anche se sembrerà che negli anni successivi potrebbe anche essere messa in soffitta, sembrerà, ma così non è. Il seme delle scelte importanti è nella preadolescenza. Questi sono gli anni dei grandi desideri, che non lo danno a vedere, ma sono i grandi orizzonti, i grandi desideri. L'acqua, sempre Van Gogh, notte stellata sul Rodano, non c'è possibilità. Di, come dire, di, di, di vivere um, cristianamente senza la grazia che viene a noi in particolare dai sacramenti. Allora io qui voglio dire una cosa, forse, forse mh, non mi richiamerete più detto questo, però io non so, cioè da molte parti, spero, forse anche qui, non lo so, prendetela così, da molte parti si cerca di procrastinare l'età della cresima. Il più tardi possibile. Per alcuni motivi, abbastanza meschini. Uno abbastanza meschino, secondo me. Un altro di un'ignoranza teologica abissale. E così mi so giocata la, la mia. Dunque, la, il motivo meschino è: e beh, teniamoli in parrocchia, cioè ritardiamo la crisi, ma così stanno in parrocchia. Non c'è amore là dove c'è ricatto. Questo è un ricatto bello e buono. Restano in parrocchia se sono affascinati da un'amicizia, da una bellezza, dove bellezza non vuol dire la parrocchia quella con i fuochi d'artificio, l'oratorio perfetto, no? Basta la relazione con un amico, con un amica, con un parroco che magari gli fa una carezza, col catechista che sta lì, che magari non, non sa fare neanche una catechesi, ma che, però è lì che gli vuole bene. Eh? E, cioè Non sognate chissà le grandi, no, grandi cose, no? Dove c'è amore, dove c'è amicizia. Allora, restano se, 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 se funziona così. E la cresima, la confermazione, non è che la persona deve essere grande, per, non cado, eh, don Antonio, non è che la persona deve essere abbastanza adulta, consapevole, per confermare il battesimo. Ma in verità, fratelli e sorelle, ma qualcuno di noi è davvero così avventato da poter dire che è in grado di confermare? il proprio battesimo perché ha capito bene Dio, non lo so voi, io non mazzardo, io non mazzardo, ma è solo Dio che può confermare il dono del battesimo, il dono della grazia, ma l'abbiamo ascoltato ieri, che era il battesimo di Gesù, per chi ascolterà questo video fra dieci anni, la liturgia del battesimo di Gesù, questo è il mio figlio prediletto e lui mi sono compiaciuto, lui è l'oggetto del mio compiacimento, io... Danzo d'amore per Lui e lo confermo, no, non tolgo il mio compiacimento. Ecco allora, Dio che nel battesimo mi ha fatto figlia, perché il battesimo non è semplicemente il peccato originale che viene tolto: il battesimo mi ha fatta di natura divina, mi ha fatta figlia. E nonostante tutto quello che sono, che farò, che sono, che sarò, o oh, l'amore di Dio conferma la scelta su di me il sacramento della cresima, della confermazione, che non ha bisogno di teologi, se no sì, se, se dovessimo confermarlo noi come teologi, ti te dirò, che ha bisogno semplicemente di un pertugio del cuore, di una comunità capace di accoglienza per essere amministrato, somministrato, vedete, somministra. eh? Quindi, a volte noi i nostri catechisti non abbiamo fatto tutto il programma, non abbiamo, non abbiamo... li hai amati, ehm, sei entrato dentro una relazione d'amore che è anche il credo, che è anche Ecco. Allora, la grazia sacramentale, la grazia sacramentale è ciò che sostiene e che alimenta questo seme prima è e meglio è, che non è nato magico. Non è un atto magico. Però non ci stiamo a fossilizzare. È pronto questo ragazzino? Quante volte ce lo chiede anche il vescovo? No, sono pronti? No, questo quando diventate preti. Eh, sono pronti? No, è pronto questo ragazzino? Per quello che posso conoscere, sì, è chiaro che dobbiamo essere seri con i sacramenti. Non è un tana libera a tutti quello di cui sto parlando. Però io invito ad avere un metro differente centrato sulla grazia più che sulle capacità del ragazzino, che a volte è schiacciato da una famiglia che non l'aiuta, evitiamo di schiacciarlo anche noi con delle pretese, fa quello che può e quello che sa. Interessantissimo ascoltare i preti che confessano, ragazzini eh, diablo scatenato che sembra che è, e che ti si vanno a confessare ed esprimono una grande profondità. E chi li ha istruiti? Eh, Don Antonio, l'ultima penitenzia. E chi li ha istruiti? La grazia. E, e tutto quel sudore dei loro catechisti. Eh? Quando magari se ne tornano a casa e dicono che non hanno ascoltato niente. Io invece sono convinta, io questo non lo, mai, non lo penso mai, perché io sono certa, l'ho visto, che non è vero questo. Che non hanno ascoltato. Non è vero. Secondo le categorie scolastiche, forse. Scolastiche, nel senso della scuola. Mm? Coraggio, perché quel grammo che state dando la grazia lo moltiplica. Allora, non gli date la cresima a 18 anni per tenerli in parrocchia. Non, dategliela quando vi pare, ma insomma, non, <ride> non voglio, ma non con questa logica. Anche perché guardate che i bambini, i ragazzi, hanno una immediate. Che ore sono? Hanno una immediatezza. Reggete, Sì? Io non vedo, molto, cioè non vedo niente in verità, la verità è questa. Eh, quindi non vedo se vi calano le palpebre vedo solo qui davanti. Eh, però, insomma, se reggete, io ho 10 minuti va bene? Poi non mi rivedete più. Fate sto sforzo. <ride> e se dormite non russate, che <ride> tanto non vedo niente, veramente. Eh, sì, quando eh, il metro della grazia, cioè veramente che possa essere un'esperienza, Ecco, è un'altra cosa, scusate, questo lo devo dire. Puntate sulla fede della Chiesa, la grazia sacramentale, ciò che è solido. Eh, lo devo dire, dove vado lo dico perché, perché questa è una cosa, ma non perché da noi... Però io ci ho avuto una volta un'intuizione pazza, no? gli educatori mi hanno seguito, si sono fidati. E comunque io ai campi dei ragazzi delle medie eh, dissi che eh, la sera, prima di andare a letto, prima che si, alla fine di un giorno di quelli no? ecco, dei campi, prima della notte che Dio ce ne scampi, Dovessero andare gli educatori dividendosi le camere nelle camere per recitare insieme il rosario, sai quella roba noiosa che te fa? Non per addormentarli, un pochino anche in questo contavo. Però sai quella roba, no? Sì, il rosario, sta chiesa. Ormai sono parecchi anni, il mio parroco ce l'ha trovata questa usanza. Eh? E gli educatori non hanno avuto il coraggio di dirmi di no. L'unica domanda che ogni tanto mi fanno, ma anche le litanie. Sì, anche le litanie. No. Sì, anche le litanie. Ecco, allora, non dico che, però guardate, non passa campo che al giro d'esperienza finale non ci siano ragazzi che dicano che la cosa che riportano a casa, quella che maggiormente gli è piaciuta, indovinate un po', il rosario. Quando c'è l'adorazione, anche l'adorazione, altri. O che un genitore non dica che per qualche sera, tornando a casa, il figlio, la figlia, gli ha chiesto di recitare il rosario. Poi è durata poco, ma che ci importa? Che ci importa? Nella logica del seme che germoglia. La fede della Chiesa, che è la cosa più nuova che c'è. Questa roba ha santificato generazioni, non vedo perché non possa, in maniera così come pare a noi oggi, santificare anche noi. La terra... Ho finito, eh? Ehm, allora, su questo dobbiamo capirci. Qui viene fuori mh, la mia <ride> teologa morale, no? la mia esperienza di morale. Dunque, ascoltate questa poesia di Clemente Rebora. Sacchi a terra per gli occhi. Qualunque cosa tu dica o faccia, c'è un grido dentro. Non è per questo, non è per questo. E così tutto rimanda a una segreta domanda. Nell'imminenza di Dio la vita fa man bassa sulle riserve caduche mentre ciascuno si afferra a un suo bene che gli grida addio, recitata malissimo, mandatela rivedere questa poesia. Clemente Rebora parla di un desiderio insopprimibile che non si accontenta di nulla, che dice continuamente non è per questo, non è per questo, c'è un grido dentro, non è per questo, davanti a tutto ciò che è caduco, mentre ciascuno si afferra un suo bene, No? Tu pensi di aver trovato la pace con questa cosa col motorino, con la macchina, col nuovo come si chiama, col nuovo mh, iPhone, e poi questo oggetto ti dice non è per questo. Vuol dire che, eh, e questo è un, è un problema urgentissimo a quest'età che non va spento, c'è una inquietudine. Quell'inquietudine che non sanno i ragazzi. Ma che è l'espressione di un desiderio che gorgoglia dentro e che gli impedisce di farsi bastare qualunque cosa. E che si cerca di ehm, ehm, come dire, eh, colmare, si cerca di ehm, calmare con, con i, mediante la risposta ai desideri. Mi spiego meglio. L'uomo è. Desiderio con la D maiuscola al singolare. Questo desiderio è l'inquietudine ed è questo desiderio, è il segno della presenza divina in noi che vuole orientare la nostra libertà a Lui. Nella vita il desiderio si trasforma poi nei desideri. Okay? E i desideri sono tutte que, quelle, quelle vie, quei percorsi che poi nella vita, vita vorrebbero, a volte ci riescono, altre volte no, ehm, come dire, rispondere, calmare e colmare il desiderio. Siamo fatti per te, Signore, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, dice Agostino. Questo è il desiderio. Allora, attenti bene. Se noi lavoriamo solo a livello di desideri, senza, senza riferimento al desiderio, ecco, lì è un disastro. Cioè, allora facciamo lì una... una non, perché non diamo risposte a quello che è il desiderio, che è il desiderio di Dio. Allora, noi a volte pensiamo che il catechismo, che la pastorale è giovanile debba essere insufflare continuamente dei contenuti, dare, 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 dare alla terra che è il cuore. Allora devono sapere questo, devono avere questo, devono, devono avere e devono sapere. La società dei consumi risponde con l'avere, spesso la comunità cristiana risponde con un devono sapere. E se la strada fosse differente? Nella nostra interiorità, quella che è chiamata coscienza, c'è una parte, come dire, più profonda, che è là dove abita il desiderio, dove da sempre uguale per ogni uomo e donna che viene al mondo, ci sono ehm, espressi quelle grandi vie che danno voce al desiderio e che portano ai desideri buoni. Il nostro lavoro è quello dell'archeologo. L'archeologo che cosa fa? L'archeologo sposta la terra per far venire alla luce quello che c'è nella profondità. Il nostro lavoro deve essere questo, scavare la terra perché dalla terra mh, possa emergere quello spazio dove il seme possa germogliare. Faccio un esempio. Se una coppia di ragazzini di 13 anni immediatamente attinge al sesso come linguaggio di eh, relazione fra di loro, allora lì ci sono vie differenti, no? Ma certamente c'è una via che li aiuterà per la vita, che è quella via di aiutarli a recuperare che cos'è che desideri davvero e che eh, stai cercando di eh, colmare, di, di, di sanare con il sesso? Allora, vediamo che, cos che cosa di bello tu stai cercando. No? Che cosa stai cercando di bello? Qual è il desiderio bello che c'è in te? Allora, nella coscienza profonda, il desiderio bello che c'è in ciascuno di noi è il sesto comandamento, essere amati, una relazione che sia una relazione generativa, bella, d'amore. Allora, come possiamo vivere questo desiderio alimentando desideri buoni invece che cattivi? È il metodo pollicino. Cioè, bisogna andare a prendere le brighe, valorizziamo quello che c'è, anche quello che... che. e andiamo a cercare e far conoscere ai ragazzi qual è il desiderio che esprimono in maniera sbagliata. Perché in ogni scelta sbagliata c'è una frazione, un frammento, una scintilla d'amore. Bisogna seguire questa via a ritroso per far emergere le categorie portanti dell'umano, che sono la fedeltà, la generatività, il desiderio di socialità, di non tradire e così via. Queste sono categorie portanti che non è che si insegnano, vanno, si insegnano nel senso che va, vanno aiutati i ragazzi a trovarle in loro per poter dare la risposta giusta. E io vi dico per esperienza che in particolare sull'affettività questo è vincente, vincente. Bisogna aiutare i ragazzini e le ragazzine a, um, a cercare di comprendere dietro i desideri il desiderio che c'è. Ed è lì la voce di Dio che opera. E dice il, da Christus Vivita il 294: richiede che la persona, non, per aiutare la persona a non guardare tanto ciò che le piace, i suoi desideri superficiali, ma ciò che è più gradito al Signore, il suo progetto di vita che si esprime in una inclinazione del cuore. Questo vale anche per noi adulti, eh? Cerchiamo di capire qual è l'inclinazione segreta nel cuore, che cosa davvero desidero e che magari l'ho espresso male, al modo sbagliato, che è sbagliato perché non, non, non mi porta no? a Dio. Al di là della scorsa dei gusti e dei sentimenti, bisogna arrivare là dove si decide la vita. Allora gli orizzonti entro i quali muoversi, e sto finendo davvero, abbiate pazienza, stata lunghissima, abbiate pazienza. Tutta la comunità evangelizza. Il sacramento della Cresima, come tutti i sacramenti, sono i sacramenti della Chiesa. Non, è del, non sono del catechista, nemmeno della famiglia, ma è un'intera comunità. Allora fare rete, relazionarsi, attingere alle esperienze della, della storia della parrocchia, della storia dell'oratorio, delle persone dell'oratorio, di chi ha seminato la fede prima di loro. Non ci sono vecchi, giovani, persone da scartare. Valorizzare l'anziano, la sua sapienza, la sua memoria. Quanto sono fondamentali gli anziani nei ragazzini di quest'età. Fondamentali. Il loro patrimonio di memoria. Enormi. Tutta la comunità cristiana in tutte le sue articolazioni. Primo orizzonte allora che ci indica il Papa, tutta la comunità cristiana. Chiedete aiuto, non fate da soli. Guardate cosa c'è nel territorio della vostra parrocchia, nella storia della vostra parrocchia. Chiedete aiuto, valorizzate ciò che è perché là dove lo spirito ha seminato in quel territorio c'è una particolarità in quella parrocchia che non c'è altrove. Valorizzare, valorizzare, valorizzare. Non fare dei gruppi un serraio del parroco o dell'animatore, secondo orizzonte entro il quale muoversi. Sempre la Christus Vivita, al numero 30, non creare progetti che isolino i ragazzi dalla famiglia e dal mondo o che li trasformino in una minoranza selezionata, preservata da ogni contagio. Educarli per essere cittadini Cristiani, cristiani cittadini. La missione? La missione è essere, con la lettera di Ogneto, bravi cittadini del mondo. Mariti, mogli, preti, buoni contribuenti e così via. L'ultimo orizzonte, i due assi portanti. Di la preparazione di ogni sacramento e delle, dei ragazzi delle scuole medie. Una catechesi cherigmatica. Sto chiudendo, sto tornando all'inizio. Dio ti ama, sempre. Che non ci sia un incontro nel quale ragazzi non abbiano ascoltato questo annuncio. Questo annuncio ha un potere. Ha un potere. Io questo lo devo dire, spero di non commuovermi. Ehm. Il 23 settembre 1987, alle 5 e mezzo del pomeriggio, era di mercoledì, è stata, avevo quasi 24 anni, nessuno mi aveva detto questo. Era una donna riuscita dal punto di vista umano del mondo, riuscitissima, profondamente disperata. Avevo cercato la verità nella politica, nel anticlericale, che non vi dico fino a piangere quando non uccisero Giovanni Paolo II piangere di rabbia perché non era morto a questo soggetto che ero io un giorno un prete mi disse dio ti ama e io che non piangevo da 15 anni ce l'avevo 24 ho cominciato a piangere e dentro di me dicevo, piangi davanti a un prete come una donnetta. E lì è cominciato il mio cammino. Quando un prete, uno normale, proprio normale, no, normale, mi ha detto, Dio ti ama. E io non, dovunque vado, non mi dimentico mai di questo, i ragazzini non mi dimentico mai. Di guardare negli occhi un ragazzino e dire, Dio ti vuole bene, sai, Dio ti ama. Fosse solo questo che gli resta, kerigma. Kerigma. Dio ti ama. È l'unica cosa che abbiamo. È l'unica cosa che conta. E la crescita nell'amore fraterno. Non ci si salva da soli. Non per chi sono, chi sono io, ma per chi sono io. E per concludere, il nostro lavoro? Insegnare a volare. Insegnare a volare. Ma. Non no, volare, che bello, no figlio dei fiori, no, no, no. Per volare ci vuole tecnica, dice Nietzsche, chi vuole imparare a volare deve prima imparare a stare, ad andare, a correre, ad arrampicarsi e a danzare. Non si impara a volare volando. Cioè il nostro insegnare a volare, bisogna insegnare a volare, bisogna insegnare i grandi ideali, le grandi cose, sognare le cose grandi, sperare le cose grandi, il nostro mestiere è dare speranza sempre, sempre. Per me quando mi dicono che lavoro fai, io dico sempre dare speranza, che significa insegnare a volare, far desiderare di volare, ma per volare bisogna non avere paura allora anche di insegnare a stare a fermarsi, a rinunciare, questo non è possibile, questo sì, ad educare ad una disciplina che è possibile solo all'interno di una relazione. Io farei già adesso un grande applauso a sua Roberta per tutto quanto ci ha donato, tanto di prezioso e vogliamo cogliere l'occasione finché è qui, visto che deve scappare. E deve ritornare a Perugia, ma vi di cogliere l'occasione, dare solo qualche minuto per qualche domanda, visto che siamo qua, c'è la possibilità di dialogare. Io voglio raccontarvi questa cosa che ho raccontato proprio al campo, ai ragazzi, al campo invernale, ai ragazzi delle medie: noi seminiamo, noi seminiamo, nella certezza che vicini e lontani. Eh, sono categorie che non appartengono a Dio, che, però, capisco che sono categorie nelle quali spesso ci troviamo a restare anche senza rendercene conto, ingabbiati. Quelli più vicini, quelli che se ne vanno, quelli che. Eh, ecco, la, per uscire da questa categoria eh, la, il seminatore ci aiuta sempre. Cioè il seminatore sparge il suo seme. Non ci sono vicini, non ci sono lontani, perché la categoria unica portante è il potere di Dio, l'amore di Dio. Allora lo raccontavo fra le tante, io faccio pastorale Giovanile da 32 anni e quindi ho cresciuto generazioni e generazioni. Sono ho adesso in oratorio i ragazzini che sono figli di quelli che eh, erano. Preadolescenti, quando ero loro educatrice, quindi insomma, 32 anni sono parecchietti. E, e sempre io ho visto che eh, il Signore mi ha sorpreso: c'è cioè anche ragazzi che apparentemente oppositivi, ma anche con, con questioni estremamente grosse. Anche chi è andato poi in prigione per reati anche seri eppure quando eh, li incontri o tornano da te anche ragazzini con cui ho avuto degli scontri grossi cioè non, non, non sono <ride> appunto amare è prendere anche di petto qualcuno, a, come si dice da noi a brutto muso, eh, non è che così eppure tornano anche dopo venti anche dopo trent'anni e ti dicono Quel tempo è stato il tempo più bello della mia vita. E non solo non l'ho dimenticato, magari non vengo a messa, magari, però, quelle parole, i campi, gli incontri, io me li ricordo tutti. Dicevo, raccontavo di un, di un uomo, un uomo adulto, bellissimo uomo, una persona che. Non non vedevo più, non sentivo più da almeno vent'anni, neanche mi ricordavo perché ne ho visti a passare migliaia, e che mi telefona, non so dove avesse trovato il mio numero, e che mi dice, sono Pinco Pallino, posso venire da te? Io casualmente ero a casa, ho detto, sì, sì, vieni. Ecco, è arrivato con una dimensione terribile che gli era accaduta. E' arrivato piangendo come, come un bambino. Io l'ho ascoltato, gli ho detto: ma, ma perché sei qua? Perché hai pensato a me? No? Ho detto, perché io, in questa situazione che aveva scoperto, ho detto: O uccidevo no? una persona, o mi sei venuta in mente te. L'unica persona che mi è mi sei venuta in mente. Non un rapporto facile con me, eh? assolutamente. E, e allora ho provato a cercarti. Perché mai parlato di Dio? E lì poi e lì è partito un cammino, ha ricostruito se stesso, ha ricostruito, eh, non sempre c'è il lieto fine, eh, per carità, però, però io ormai ho troppa esperienza per non credere in questo. Io, è l'unica cosa che dico sempre agli educatori, non giudicate chi ascolta, chi non ascolta, seminiamo. Anche dopo venti, anche dopo trent'anni, anche quando ti muore uno dei tuoi ragazzi. Arrivo. Che non vedi da anni perché ha preso altre storie e vai a casa sua dai suoi genitori dopo un incidente, appunto mortale, e trovi che in camera sua c'è la Bibbia con tutte le parole che tu gli hai dato ai campi. E che è lì, e che è lì, sul suo comodino. Eh? Io penso di aver risposto. Non ci sono vicini e lontani, ci sono cuori. Che aspettano un seme, diamoglielo. Certamente il seme fruttificherà. Certamente non sta a noi sapere come, dove, quando. Ma dobbiamo, ecco perché ho insistito tutta la prima parte sul sole, sulla grazia di Dio. Fidiamoci della grazia di Dio. Non ascolta, non importa. Togli il microfono, fai far silenzio, silenzio un'ora intera. Ricorderanno quel silenzio quando ti hanno impedito di parlare, mm? uh, sei tempi. Se i tempi dei sacramenti sono stati ristretti e ti ritrovi a incontrare ragazzi poco, non ti sembra di deluderli proprio perché doni poco tempo, di dedicargli poco e non arrivare neanche con il tuo bene? Sì, 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 certo, dobbiamo lottare no? con questo senso di inadeguatezza, c'è cioè, poco tempo, c'è poco tempo, però alla fine, alla fine, ehm, non voglio, alla fine quello che conta è un tempo nel quale possano assaporare il gusto di eh, stare con te in quel luogo, in quel posto dove c'è una, una qualità relazionale, non perfetta, no? un disastro, però dove ci, si, dove ci si perdona, dove ci si perdona, dove si aprono sempre cammini nuovi, dove la speranza non è mai delusa. Allora i sacramenti sono un momento del cammino cristiano. La cosa importante è che il sacramento sia inserito dentro una realtà comunitaria, un percorso che, nel quale il sacramento è, è, è dentro una relazione che non è per il sacramento, anche se è il sacramento che sostiene. Quindi il tempo si dilaterà successivamente se abbiamo seminato bene quella qualità di tempo. No? Per cui il ragazzino più problematico, va, prova a invitarlo a cena, a casa tua. Prova, ah, noi abbiamo fatto un gruppo de, de, delle medie molto grande, noi abbiamo l'esperienza dei tutor, cioè ogni educatore, noi lavoriamo, ma eh, racconto, eh, non è che sto proponendo nulla. Noi lavoriamo sempre per equip nel nostro oratorio, non c'è l'educatore singolo, no? ma è sempre un'equipe che ha cura di un gruppo. E, e, e dentro l'equip ogni educatore ha alcuni ragazzi che cura personalmente più degli altri, sono i tutor. Eh? Okay. E, e per esempio ultimamente anche noi, i tutor portano il loro gruppetto. Di ragazzini a cena al McDonald's, a cena chi è sposato a casa propria e a un certo punto ce n'erano alcuni di queste equip che non avevano avuto tempo di fare qualche cosa di particolare, dal pattinare a portare a cena a fare attività particolari con loro, e hanno arrivare, sono cominciate ad arrivare telefonate dei genitori di quelli che non erano stati ancora, non avevano fatto ancora il loro incontro col tutto, dicendo: Ma perché quelli hanno fatto mio figlio? Eh, non abbiamo avuto tempo, lo faremo. No? Cioè, ecco, Era arrivata l'eco di un'attenzione che è stata una pizza, che è stata un, una cena al McDonald's, che è stata una merenda, però era per loro. Questo non lo dimenticheranno dopo la crisi, ma è più probabile che. Perché si ricorderanno di essere stati amati, voluti bene. Quindi il tempo non ha mai un tempo a scadenza sul sacramento, ma il sacramento è incastonato in un tempo che non finisce, che è il tempo della comunità cristiana che vive insieme. Uh... A un giovane educatore in parrocchia richiesto di nonare tanto tempo, a volte mi sembra davvero troppo. Ecco, questo andiamo. non è forse giusto anche crearsi la propria vita? Assolutamente sì, un buon parroco fa interrompere un, il servizio di un certo tipo a chi vede che si sta crogiolando in parrocchia e la parrocchia è il refugium di qualcuno che non sa educarsi ad una vita, ma quello vuol dire che c'è qualcosa che non va in parrocchia, cioè. La parrocchia è il luogo dove si educa alla vita. Ho parlato di cittadini, cittadini nel senso ampio, no? per cui a volte può accadere che nella vita, questo è un discernimento personale no? del parroco, degli educatori, che c'è un, un tempo in cui la parrocchia deve anche custodire chi in quel momento, non ha altro, no? ma deve essere un'esperienza, come dire, eh, di incubatrice volta a far sorgere la vita. Cioè mai il servizio deve essere intanto totalizzante nella vita delle, degli, degli educatori, no? Ma deve essere l'espressione di un restituire qualche cosa che hanno ricevuto. E in questo restituire c'è un'esperienza di vita piena, per cui è chiaro che bisogna far famiglia, bisogna studiare, però noi abbiamo per esempio un'esperienza, no? Che i nostri educatori, quelli proprio <ride> che sono lì, che ci puoi contare sempre, sono anche quelli che si sono laureati prima, che hanno fatto persone che sono venute a fare il campo e la settimana dopo si sono sposati. Cioè, persone riuscite che hanno capito. Che Dio ha il potere di moltiplicare il tempo e che hanno vissuto e che vivono in maniera molto saporita la loro vita e fanno l'esperienza che, davvero, vivendo, studiando, Dio moltiplica il tempo. Che, che stando con il ragazzo, con la ragazza, è bello starci dentro una comunità che poi è la comunità degli amici. Per cui diventa, diventa un'amicizia, cioè la parrocchia o l'oratorio, so, se sono in antitesi con tutto quello che è la vita reale, c'è qualcosa che non funziona. Non so se sono chiara, io non vi vedo molto bene, annuitomi o disinuitemi, come dire disinnuitemi se, se non sono chiara. È chiaro Elena? Eh? Cioè questo è un punto estremamente importante, noi formiamo uomini e donne. Uomini e donne, a tutto tondo, con le fragilità di tutti gli uomini e di tutte le donne che sono le mie che sono le vostre. Però uomini e donne, allora la parrocchia è la famiglia dove crescono le famiglie, dove si sta con gli amici, dove si impara ad essere lavoratori onesti, dove si scopre appunto che Dio è il Signore della storia, della storia. Quindi attenzione, sì, assolutamente, crearsi la propria vita non è in antitesi con il cammino cristiano, se lo è, c'è qualcosa che va rivisto. Ma io anche così direi, no? Ecco, resterei a questo. Bene, allora ringrazio suor Roberta per questa serata stimolante e ricca sul seme, e sulla nostra possibilità e la bellezza anche di seminare. La ringrazio a nome di voi tutti. Sapete che il percorso seme di vento comincia questa sera e va avanti nelle nostre diocesi. Il prossimo incontro sarà... Lunedì 23 gennaio nella parrocchia di Sibeno a Carpi eh, ci incontrerà la professoressa Alessandra Augelli eh, sul tema i linguaggi e l'accompagnamento pedagogico per comunicare e condividere il Vangelo nell'età del non più e del non ancora. Continuiamo appunto su, per conoscere come riflettere su come evangelizzare e come annunciare il Vangelo insieme alle nostre comunità, ai nostri ragazzi. E continueremo poi anche in febbraio e marzo con incontri zonali, eh, come probabilmente sapete, come incontri eh, nelle nostre zone delle due diocesi per lavorare a gruppi più piccoli e anche per incontrare maggiormente le persone, per diventare anche un po' più concreti e poi anche se ci sarà la necessità ci inventeremo anche altre cose per eh, lavorare su, su questi temi e fare crescere questa sensibilità che già da questa sera ci ha entusiasmato questa possibilità di, eh, di non prendere solo il problema. Eh, del il problema dei ragazzini che a 12-13 anni dicono ai loro genitori: Io a messa non ci voglio andare più, eh, e, e invece di prendere questa cosa come una bella occasione per annunciare il Vangelo. E concludiamo qui questa serata, concludiamo con un momento di preghiera, eh, ci alziamo per, insieme per pregare il Padre nostro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti la tentazione ma libera dal male. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera, buonanotte a tutti, grazie di essere venuti e grazie di nuovo a suo Roberto.